Ma sì, dai, va benissimo. Guardate qui che roba, servono un sacco di materiali per craftare con questa roba qui. Ciao a tutti ragazzi, sono Celofi e quest'oggi siamo qui in questo nuovo video di Minecraft su Vanilla. Mi sono arrivati finalmente i vostri commenti riguardo all'episodio in cui è apparso Non. E ci sono state varie opinioni, tra cui appunto quella che si tratta di una specie di Herobrine, e io direi proprio che è così, a me sembra proprio così. E poi c'è un tizio che ha detto che è Giorgio. È Giorgio. Vabbè, se lo dice lui, io mi fido. Comunque, quest'oggi facciamo, come mi ha consigliato Wolf, un allevamento di pecore, e mi serve assolutamente. Sono pieno di polli, ma i polli danno più e uova. Fa vedere quante uova ci sono lì. Perché se è piena la cassa siamo in un bel guaio. No, ok, va ancora bene. Perché sennò si cominciano a riprodurre in modo incredibile perché le uova non vengono raccolte. Allora, comunque, costruiamo rapidamente il recinto per le pecore. Mi sono già preparato tutto. Lo facciamo proprio qui attaccato, ma staccato. Lo facciamo anche abbastanza piccolo perché di pecore vorrei evitare che si riproducano. Cioè, ne faccio due e basta. Voilà, un piccolo recinto, nulla di che, davvero, volevo fare una cosa molto semplice. Questo magari lo mettiamo più al centro per evitare che scappino, non si sa mai. Così ci mettiamo l'hopper, non così, ma dritto. Dritto, ce la posso fare, eh? Ce la farò. Dai, terzo tentativo, è quello buono. No. Cioè, ma perché? Sto schiacciando qui. Sì, ce l'ho fatta, è stato difficilissimo. E ci mettiamo il grano che va a riempirsi lì dentro. Ora ci serve soltanto dell'acqua e ovviamente le pecore. Ho un lazzo che non mi ricordo dove caspita l'ho preso, forse l'ho pure craftato io, perché come vedete si possono craftare anche senza bisogno delle slime ball, che comunque ce l'ho mi sa. E che caspita ci fa quello laggiù? Ma c'è un gargoyle. Ma che ci fa laggiù? Ma è mio? Sa che si è sdoppiato? Fa vedere, assolutamente voglio vedere che fa. Su una crafting table, ma che caspita! È un segno del destino? È un gargoyle buono, non è di quelli cattivi. Oh cavolo! Scusa, 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 scusa! Non volevo farlo, assolutamente! Non volevo farlo, non volevo farlo. Oddio! Ok, meno male. Avete visto quanto mi ha tolto? Sti gargoyle shottano, oltre che c'ho l'armatura rotta. Pecora! Guarda qui, visto, era un segno del destino. Il gargoyle mi ha condotto dalla pecora. Fantastico, portiamocela subito a casa. È di qua a casa? No, è dalla parte opposta. Voilà, abbiamo tutte e due le pecore, ragazzi. Sono entrambi maschi, il che vuol dire che non faranno figli, ovviamente. E dunque non avremo un ammucchio di pecore incredibili. Questa qui è di colore nero, ma vabbè, non è che mi cambia molto. Prendiamo un po' la lana perché ci servirà presto. Un'altra cosa che ho fatto fuori dal video è stata ampliare il mulino, perché oddio! Mamma mia, un orso gigante, porca di quella paletta! Via, 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 via! È morto, sì! Mi è preso un infarto, ma perché mi devo sempre prendere gli infarti nella svanilla? Stavo dicendo che ho ampliato un po' il mulino, adesso è più mulinoso, non lo so, non mi convince ancora molto, ma è più grosso di prima. Ok, mi sono ripreso. Ah giusto, ho fatto pure l'armatura definitiva, qui vedete, è fortissima, ma non ve la faccio vedere adesso, la utilizzeremo quando andremo all'avventura. Qui sotto è dove voglio costruire la sala degli iscritti, dunque possiamo cominciare a lavorarci, però ci servirà un attrezzo adeguato. Sì, vediamo un po', possiamo farlo con Redwood in teoria, ovvero un bel martello. Un martello non quelli da guerra, un martello per costruire. Che si crafta così. Guardate che roba. Servono 5, 10 diamanti e noi ne abbiamo 6, quindi non possiamo farlo di diamante. Vabbè, comunque cominciamo a craftare, perché per craftare questi martelli serve la super crafting table martellosa. E cobblestone, suppongo, sì, ok. Allora, se noi facciamo così, otteniamo la testa del martello di legno, poi
Così facciamo il martello di legno normale, ma questo fa schifo ovviamente, noi non utilizzeremo mica questo. Però lo utilizzeremo per craftare la super crafting table dei martelli. Mamma mia, la potenza, bigger and better, sicuramente. La possiamo mettere qui per ora, ma sì, dai, va benissimo. E guardate qui che roba, servono un sacco di materiali per craftare con questa roba qui. Quindi, che opzioni abbiamo? Sa niente, sapete, ferro e basta. Diamanti non ne abbiamo, gli altri materiali non li possiamo usare. Solo quelli vanilla, forse gli smeraldi, ma comunque non ce ne abbiamo abbastanza. Quindi, forse l'ossidiana. Sapete, ne ho 5 di ossidiana, e vabbè. Non c'ho voglia di prenderla, quindi lo facciamo di ferro per il momento. Il super martellone da costruzione. Fa anche male, eh? Vabbè, però non ci interessa, usiamo la spada, mica il martellone. E questo martellone serve per spaccare tantissimi blocchi nello stesso momento. Guardate qui, ci si mette un attimo a costruire con sto coso. Quindi, direi che possiamo anche cominciare a costruire la camera degli iscritti adesso, eh? Che ne pensate? Dai, posso cominciare e poi vediamo un pochino a che punto arrivo, dai. Beh, come potete vedere ho fatto un grande lavoro, sì. Ovviamente devo fare ancora tutti i muri e il soffitto che sarà molto particolare perché non sarà un soffitto normale, no. Sarà un soffitto pieno di vetro, sì, ci metto il vetro, ok. Tutto qui, buttiamo via un po' di questo, un po' di quello, eccetera. Dovrei aver messo già un po' di vetro a lavorare e vabbè, prendiamo anche un po' di questo perché voglio fare un'altra strumento molto utile, visto che il martello, oltre che quasi rotto, scava soltanto la pietra. Possiamo fare un'altra cosa, ovvero l'escavatore. Possiamo anche fare il diamante, mi sa, ma beh, vabbè, fa niente. Lo facciamo di ferro. Voilà, oltre che no, non potevamo fare il diamante. Questo qui scava invece la terra, a differenza del martello che scava la pietra. Quindi possiamo scavare tutta questa roba qui e aprirci un varco verso l'esterno. Ok, qui no, qui no. No, decisamente no. Vediamo un po', tipo qui. Sì, ok, da qui in poi 1, 2 e 3. Guardate qui che salone immenso, eh? Immaginatevelo quando sarà completo, perché non lo riusciamo a completare oggi, purtroppo. Intanto però possiamo fare un'altra cosa fantastica, un altro strumento fantasticoso, se riuscite a trovare la cassa giusta. Giusti giusti, ovvero la staffa della costruzione. Queste possiamo farle anche qui, normalmente. Allora, si fa così,
così e due diamantini. Slurp! Non so perché slurp, non lo so, vabbè. Slurp! Questa qui è la staffa della costruzione, oltre che mi sono dimenticato i blocchi. Permette di mettere tantissimi blocchi nello stesso momento. Semplicissimo, eh? Oltre che devo cucinare ancora un po' di sabbia perché mi sa che non basta proprio. Ok, la dividiamo e la vado a buttare qui. Qui, e ci metto anche un po' di questo. Ok. Allora, intanto prendiamo il cheater perché il vetro normale è da poveri. Noi vogliamo quello complicato. Quale vetro ci mettiamo? Asymmetrical leaded glass. Proviamo questo coso qui. Come potrebbe starci? Vediamo un po'. Allora, intanto usciamo, eh? Se è difficile, aspetta. Ok. Allora, non lo so, questo non... mi sa di prigione. Ok. Ora tutto ciò che dobbiamo fare è usare la staffa della costruzione per mettere, boom, blocchi a sfare. Guarda qui che roba. Guarda qui. Voilà. In un attimo abbiamo quasi completato sta cosa. Ovviamente i blocchi stanno finendo, ma vabbè, ne devo fare altri assolutamente. Assolutamente. Guardate qui, un quarto in 3 secondi. Tutta sta roba qui. Mi piace tantissimo questa idea di fare... Oh, perché lì c'è un blocco fluttuante? Non lo so. Ci penso io. Ok. Mi piace tantissimo se rifare il soffitto di vetro, eh? Che ne dite? Comunque, ragazzi, mi sa proprio che oggi dobbiamo concludere qui. Non so quanto sarà venuto lungo il video, ma lo concluderemo nel prossimo episodio. Intanto metto a cuocere altra sabbia, perché serve davvero tantissimo di vetro. Ok, mettiamolo qui. 1 e 2. Quindi, per oggi è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video in cui concluderemo la grande sala. E in cui vi spiegherò anche come far parte della grande sala, perché è la sala degli iscritti, quindi voi potete stare qui dentro. Ma nel prossimo video. Ciao a tutti!